Una formula magica per vincere l'amore. Quando un mago, un adoratore di Diana o un devoto alla luna desidera l'amore di una donna, può farle assumere la forma di un cane. Lei dimentica di se stessa e di ogni altra cosa. Si precipiterà in casa sua e là, accanto al mago, riprenderà la sua forma originaria e rimarrà con lui. E quando verrà il momento di andarsene, lei diventerà di nuovo un cane e tornerà a casa, dove ridiventerà una ragazza. E non ricorderà niente di quanto è successo, o almeno solo pochissimo, o meri frammenti che le sembreranno un sogno confuso. E prenderà la forma di un cane, perché Diana ha sempre un cane al suo fianco. E questa è la formula che deve essere ripetuta da chi vuole portarsi in casa la persona che ama. Oggi è venerdì e io voglio alzarmi molto presto, dato che non sono riuscito a dormire per tutta la notte. Perché ho visto una ragazza bellissima, figlia di un ricco signore, che non oso né ho speranza di conquistare. Se lei fosse povera potrei attrarla con il denaro, ma dato che è ricca non ho speranze. Perciò scongiurerò Diana di aiutarmi. Diana, splendida Diana, che sei davvero buona quanto bella, per tutta la devozione che ho avuto per te e tutte le gioie dell'amore che hai conosciuto, io ti imploro di aiutarmi in amore. Quel che vuoi, tu lo puoi. E se la grazia che chiedo vorrai farmi, allora chiama, ti prego, tua figlia Radia e mandala accanto alla ragazza e dai alla ragazza l'aspetto di un cane e poi falla venire da me nella mia stanza, ma appena sarà entrata, chiedo che possa riassumere la sua forma umana, bella come era prima. E possa io far l'amore con lei finché le nostre anime siano pienamente soddisfatte nella gioia. Poi, con l'aiuto della grande regina fatata e di sua figlia, la bella Radia, possa lei diventare ancora un cane e poi torni come prima in forma umana. Accadrà quindi che la ragazza torni a casa sotto forma di cane, senza essere vista e senza destare sospetti, perché sarà sotto l'influenza di Radia e la ragazza penserà di aver solo sognato, perché è stata stregata da Radia. Per avere fortuna nel trovare o comprare qualcosa. Questo scongiuro serve all'uomo o la donna in procinto di andare in città e che desiderasse evitare pericoli o incidenti, oppure volesse avere buona fortuna negli acquisti, ad esempio uno studioso che spera di trovare in vendita qualche raro libro antico o un manoscritto a basso prezzo, o qualcuno che spera di comprare qualcosa che desidera molto, oppure trovare delle occasioni o delle rarità. Lo scongiuro procura la buona salute, buon umore e annulla il male o le inimicizie. Queste sono parole d'oro per il devoto. È martedì e di buon mattino vorrei procurarmi la buona fortuna. Prima a casa e poi nel cammino e con l'aiuto della splendida Diana chiedo fortuna prima di uscire. Prima di tutto, con 3 gocce d'olio, io rimuovo ogni malefico influsso e con umiltà io ti prego, o splendida Diana, che tu lo tolga da me e lo mandi al mio peggior nemico. Quando la cattiva sorte mi sarà tolta, la getterò in mezzo alla strada e se tu vorrai farmi questo favore, o splendida Diana, ogni campana di casa mia suonerà in allegria. Allora tutto contento me ne andrò in giro, perché sarò sicuro che con il tuo aiuto scoprirò dove trovare qualche bel libro antico e a prezzo basso. E tu scoverai l'uomo, quello che possiede il libro, e andrai di persona e gli metterai in mente, ispirando quell'uomo, che è il suo libro che vuoi e lo indurrai a fare quello che desideri. E se si tratta di un manoscritto vergato in tempi antichi, al medesimo modo lo otterrai. Te lo troverai tra le mani e senza spender tanto. Comprerai quel che vuoi con l'aiuto della grande Diana. Il testo precedente l'ho ottenuto con qualche ritardo in seguito alla mia richiesta di uno scongiuro per chi va a cercare qualche libro raro o qualche oggetto a prezzo molto basso. Quindi l'invocazione è stata calibrata sulla ricerca di opere librarie. Ma quelli che vogliono comprare qualsiasi altra cosa a condizioni altrettanto favorevoli devono solo variare la richiesta, mantenendo l'introduzione dove è contenuto il potere magico.
Tuttavia, non posso negare che la formula funzioni soprattutto per le ricerche di oggetti d'antiquariato, di studio e di arte, e di conseguenza dovrebbe essere tenuta bene a mente da tutti i cacciatori di anticaglie e dai bibliografi. Va onestamente osservato che chi recita l'invocazione senza la fede più profonda, lungi dall'essere esaudito, otterrà viceversa l'effetto contrario o la sfortuna. Non basta dire tra sé «ci credo». Per acquisire una vera fede in qualcosa serve una lunga e seria disciplina mentale, mentre di solito questo è un argomento di cui tanto si parla e poco si comprende. Dico questo seriamente perché l'uomo che sa addestrare la propria fede fino a credere davvero e sa coltivare o sviluppare la propria forza di volontà può veramente ottenere ciò che il senso comune considera come miracoli. Verrà un tempo in cui questo principio sarà non solo la base di ogni educazione, ma anche di ogni cultura sociale e morale. Il lettore che ha una fede sincera, comunque, come dichiarano le streghe, usi questa formula ogni giorno prima di andare a fare acquisti, o per scoprire oggetti perduti, oppure per cercare, di fatto, qualsiasi altra cosa. Se è sensibile alla bellezza femminile, incontrerà buona fortuna. Se è un uomo d'affari, troverà buone occasioni. Il botanico, che ripete la formula prima di andare nei campi, scoprirà, probabilmente, qualche nuova pianta. E l'astronomo sarà quasi certo di imbattersi nella notte in un pianeta di nuovo tipo, o almeno in un asteroide. Andrebbe ripetuta prima di andare alle corse, prima di visitare gli amici o i luoghi di divertimento, per comprare o vendere, per tenere discorsi e soprattutto prima di andare a caccia o prima di qualsiasi attività notturna, dato che Diana è la dea della caccia e della notte. Ma guai a chi lo fa per scherzo. Per avere una buona vendemmia e ottimo vino con l'aiuto di Diana. Chi vuole avere una buona vendemmia e un vino gustoso dovrebbe prendere un corno pieno di vino, portarlo nella vigna o nel podere dove cresce la vite, poi bere dal corno dicendo: «Io bevo, eppure non è vino che bevo, io bevo il sangue di Diana, perché da vino si è tramutato in sangue e si propaghi in tutti i miei vitigni che ciò mi porterà buoni vini». Ma anche se avrò buona vendemmia, non sarò senza preoccupazione, perché se gli acini maturano alla luna calante, il vino potrebbe incattivire. Ma se bevendo da questo corno io bevo il sangue della grande Diana, con il suo aiuto, alla luna nuova, mi bacio la mano, pregando la regina che protegga la mia vite, dal momento in cui mette le gemme fino a quando diventa un acino maturo e perfetto. E poi fino alla vendemmia e infine fino a che ha fatto il vino possa essere buono e possa accadere che dal vino io tragga buon profitto quando alla fine lo vendo, così che entri nelle mie vigne la buona fortuna e ovunque nelle mie terre. Ma se le mie vigne andassero in malora, prenderò il mio corno e forte suonerò in cantina a mezzanotte e farò un rumore tanto terribile e tremendo che tu, bella Diana, per quanto lontana tu fossi, comunque sentiresti richiamo e spalancando porte e finestre ti precipiterai sul vento impetuoso per trovarmi e salvarmi. O meglio, per salvare le mie vigne, salvando me dal pericolo infausto, perché se perdo le vigne perdo me stesso. Ma con il tuo aiuto, Diana, io sarò salvato. Ho appena letto per voi alcune pagine del Vangelo delle Streghe, Aradia, di Charles Leland, a cura di Fabio Giovannini.
Ed eccoci dopo una brevissima pausa a parlare del Vangelo delle streghe di Charles Leland. Questo testo è stato scritto nel 1899 e l'avete sentito dalla nostra brevissima lettura. È una raccolta di riti pagani compiuti da quelle donne che venivano chiamate streghe. E beh, questo testo viene proprio dalle tradizioni, dalle magie, dai rituali, da tutti quegli incantesimi che venivano conservati e tramandati di donna in donna, di strega in strega, in realtà proprio qui in Italia. E proprio questi piccoli incantesimi, tramandati appunto di donna in donna, sono stati raccolti dall'autore in questo libretto che oggi ci accompagna in questo viaggio in realtà appassionante tra le tradizioni pagane attraverso il culto di Diana, ma che in realtà rappresenta anche un mix appunto tra la tradizione pagana, le tradizioni pagane e quelle cristiane. Infatti in questo libro sentiamo parlare, lo leggiamo, di Diana come la sorella di Lucifero, che è l'angelo caduto più noto probabilmente della tradizione cristiana, insomma. E beh, un libro del genere sicuramente non poteva mancare nella mia libreria, Le streghe. Quale momento migliore per parlare delle streghe se non la notte? E il mondo delle streghe, in realtà lo sappiamo, è molto 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 ampio, è ampio nel tempo, è ampio nello spazio. Già solo per quanto riguarda le streghe italiane, beh, conosciamo ad esempio le striare pugliesi e le masche piemontesi, con tante 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 altre streghe in mezzo. Ma le streghe, sì, nella loro storia, nell'immaginario collettivo, in quel misto con la realtà della notte, appunto, hanno molte forme, hanno molte caratteristiche. Le streghe note a tutti sono sicuramente quelle streghe che appunto danzavano nude con Lucifero in quelle orge di cui si parla nella letteratura, di cui si ipotizzava in tempi lontani, ma non troppo ovviamente. E appunto queste alleate del diavolo, queste schiave del diavolo, queste mogli del diavolo, appunto. Ma le streghe sono diventate anche altro nella storia, fino ad arrivare alle streghe moderne, le cosiddette wicche, per le quali tra l'altro è molto importante proprio il libretto che stiamo affrontando qui in questa chiacchierata notturna, il Vangelo delle streghe, appunto. Beh, la wicca, lo sappiamo, è questa nuova corrente filosofico-religiosa, chiamiamola così, passatemi il termine, che trae origine non dalla stregoneria propriamente detta, probabilmente, anche se oggi in realtà anche il movimento della Wicca ha varie diramazioni, ovviamente lo sappiamo, però è una forma che ormai è ben radicata, soprattutto dall'origine, da questo originale legame in realtà non tanto con appunto la stregoneria di fantasia, diciamo così, che è quella forse un pochino più nota, ma ha un legame profondissimo con la natura, con il mondo della natura, con i cicli della natura, con il tempo della natura, con tutto ciò che ruota appunto intorno alla natura. Quindi la Wicca è quella strega che in realtà si rifà appunto alla natura vera e propria, quindi a questo spirito altro in qualche modo che governa il mondo, questo unico vero spirito appunto che genera il tutto. Chiaramente parlare di spirito, parlare di religione è tutto da considerare tra virgolette quando si parla appunto di Wicca, ma insomma siamo tra amici, quindi ci concediamo anche un pochino il beneficio di qualche piccola libertà affrontando appunto i temi a noi tanto cari.
Così, mentre il nostro cane Gandalf si sente russare profondamente mentre io vi parlo, mentre, ve lo confesso, anche mentre leggevo queste pagine così affascinanti dal Vangelo delle Streghe, la notte si addentra sempre di più e la notte non fa altro che appunto farci pensare a queste wicche, a queste anime particolari, a queste anime così staccate apparentemente da quello che è la quotidianità, da quello che è il ritmo di questa vita così frenetica che vediamo ogni giorno. Quindi le wicche, beh, sicuramente sono spiriti irrequieti anche loro. E quindi perché? Perché non dedicare in fondo una delle nostre chiacchierate a questi spiriti irrequieti, questi animi che riescono a danzare ancora a piedi nudi, a sentire il potere della terra che sale e che magari si libera tutta l'energia che passa dai piedi attraverso tutto il corpo per arrivare alla punta delle dita e da lì fino al cielo e magari così unire appunto la terra a questa luna che stanotte ci guarda e ci tiene compagnia. Beh, poi quale momento dell'anno migliore per parlare appunto di Wicca? La primavera meravigliosa, un momento in cui tutto si risveglia, il momento in cui la natura improvvisamente diventa evidente anche per i più ciechi e i più sordi al suo richiamo. Ma intanto aspetto che anche voi mi diciate quello che pensate, cosa vi ispira a questo testo, se l'avete letto, se l'avete fatto vostro in qualche modo, scriveteci, se, perché no? Se aderite al movimento delle wicche, magari volete farlo conoscere meglio, approfittate di questo spazio, scriveteci, se sentite il profumo della primavera, anche di notte voi spiriti irrequieti, potete farlo, ormai lo sapete, al nostro indirizzo email, iltomopolveroso@gmail.com. Vi aspettiamo, scriveteci tutto quello che volete, gli insulti magari risparmiateli, ma insomma comunque se volete vanno bene anche quelli. Voi scriveteci, parliamo insieme in questa notte di questo tema così caro, sono certa, a tanti di noi spiriti irrequieti, appunto parliamo di streghe. Intanto, prima di proseguire in questa notte dedicata alle streghe, ve lo ricordo, se non l'avete letto assolutamente fatelo, il Vangelo delle Streghe è un testo particolare, un testo che va assolutamente letto, un testo che non può mancare nella libreria di noi spiriti irrequieti, appunto un testo in cui si ritrova tanta antropologia, in cui appunto trovate tante invocazioni, scongiuri, cerimoniali, anche preghiere blasfeme, appunto raccolte da queste tradizioni tramandate di strega a strega, di donna in donna, appunto proprio qua in Italia. E beh, parlavamo appunto di streghe raccontate da Charles Leland. Perché ne parla? Perché Charles Leland, che è l'autore appunto di questo testo, l'ha scritto a fine del 1800, diciamo che fu uno spirito sicuramente fortunato, nato nel 1824, e infatti lui fin da piccolo ebbe la fortuna di avvicinare le streghe, di essere avvicinato dalle streghe e quindi di entrare in contatto con questo favoloso mondo. Lo fece grazie prima di tutto alla sua bambinaia, che in realtà lo faceva proprio partecipare a strani riti occulti, e anche le sue domestiche di origine irlandese, che in realtà erano esperte in storie di fate e quindi lo conducevano in questi mondi fatati, che lo hanno portato poi a coltivare sempre di più appunto questa passione per il mondo dell'occulto, il mondo della stregoneria, fino a realizzare questa raccolta meravigliosa che, ve lo ripeto, assolutamente dovete averla, assolutamente dovete leggerla, dovete leggere appunto la storia delle streghe di Leland, quindi il Vangelo delle Streghe.